Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi, ciao ragazzi, ci ritroviamo qui per cercare di migliorare il force feedback di Project Cars 2. Quindi, come vedete, siamo qui sul mio desktop. Io vi ho lasciato in descrizione il link diretto per scaricare appunto questo pack di file dei setting modificati per il force feedback appunto di Project Car. Quindi vi evito di andare a crearvi un account personalizzato sul forum di Project Cars. Questo ovviamente è da citarlo, è diciamo l'alternativa dei setting di force feedback di Jack Spade, che ci propone sette setting personalizzati. Io ho scelto l'high compressor appunto perché è quello che mi conviene di più. Quindi, come si fa per settare setup alternativo per Project Cars 2? Semplicemente scompattate il file che avete appena scaricato e lo andate a copiare interamente sotto documenti Project Cars 2, in questo modo qua, come vedete sul mio desktop. Poi basta andare a selezionare uno di questi sette file, d'accordo, rinominarlo come FBB underscore custom underscore setting. Io quello che vi consiglio è di fare il backup comunque di quello originale, che poi potete basta rinominarlo, mettere old, vecchio, quello che è, e andare a rinominare uno di questi sette qui che trovate. Io vi ripeto, ho scelto l'alternative high compressor perché è quello che mi conviene di più. Ci troviamo quindi sul menu principale di Project Cars 2. Basta andare quindi su opzioni, comandi, force feedback e selezionare personalizza. Vi lascio la cura di andare a modificare le altre impostazioni in base alle vostre esigenze. Gli effetti che hanno, basta andare a leggere qui a destra c'è l'aiuto e vi dice assolutamente quello che succede. Quindi intanto qua con il genere personalizza avrete sicuramente un cambio radicale rispetto alle impostazioni base del force feedback che Project Cars ci offre. Io andrei subito a fare un test privato prendendo una A45 RX per esempio su Brendatch per farvi subito vedere qua il cambio di forza che c'è rispetto a il file d'origine di Project Cars 2, così vi rendete conto. Quindi siamo a Brendatch, dove ci sono un po' di avvallamenti, e la cosa che sorprende subito è sicuramente la sensazione di carico davanti, sia del motore che comunque della trazione, e si riesce a gestire molto meglio . Io poi sono andato a modificare anche il volume del force feedback perché in pratica è quella forza costante che il force feedback vi dà e quindi più lo aumentate più sentite questa forza costante in modo tale da non avere queste sensazioni di vuoto. Comunque il cambio di questo force feedback si fa sentire. Cioè uno riesce ad avere un controllo maggiore di quello che succede. Limitatore, raga. Cioè vedete come devo lavorare con. Cioè si sente che sta. In questo caso ho sentito che stava partendo lateralmente, quindi. Vabbè. Ok, era giusto per farvi apprezzare con una trazione anteriore cosa succede. Magari proviamo a prendere una posteriore e vedere se c'è effettivamente differenza anche qua. Comunque non ne ho dubbi perché so che no, cambiamo, prendiamo questo anteriore e prendiamo una Nissan GTR che mi piace tanto. Stesso circuito.
Si sente notevolmente il cambio tra l'anteriore e il posteriore e soprattutto la forza continua che dà questo force feedback, che dà la possibilità di avere un maggiore controllo appunto di quello che succede in pista. E oltretutto cambiando tono e volume si può, in base alle proprie esigenze, scegliere se avere più sensibilità di quelle che sono le asperità del suolo e quindi di conseguenza di come sta lavorando la gomma e la sospensione in merito alla superficie, il che diventa molto molto interessante. Quindi proviamo questa Nissan GT-R GT3. Non so se avete notato come devo lavorare con le braccia. E si sente praticamente quando sta partendo il posteriore, si sente la frenata, si sente il bloccaggio della ruota. Quindi ragazzi, su questa Nissan GT-R sul brand hatch e io che non so guidare, che divento pazzo per controllarla, spero che questo mini tutorial su come cambiare il force feedback di Project Cars 2 vi sia piaciuto. Non esitate a lasciarmi un commento, un like se il video vi è piaciuto e ricordatevi di iscrivervi se non l'avete fatto, tanto è gratuito. Ci becchiamo al prossimo video da Fabrizio. È tutto, ciao!